Buongiorno e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Oggi il nostro gradito ospite per parlare di imprese, sviluppo ed economia, il presidente di Confcommercio Messina, Carmelo Picciotto. Buongiorno e benvenuto Picciotto. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori. Bene, allora le imprese italiane di quasi tutti i settori sappiamo che chi più chi meno sono state tutte purtroppo colpite dalle misure messe in campo per contrastare la pandemia del Covid-19. Le imprese hanno chiesto e continuano ancora oggi a gran voce a chiedere aiuti per ripartire. Il commercio e i pubblici esercizi sono tra le categorie che possiamo dire hanno subito le peggiori conseguenze del periodo di emergenza sanitaria. Lunghissimo periodo di chiusura a cui ha fatto seguito la riapertura con regole di distanziamento sociale, ma soprattutto con la paura dei possibili clienti. Tra i settori maggiormente colpiti e possiamo dire anche messi in ginocchio, c'è sicuramente anche quello della ristorazione. Picciotto, ricordiamo, i fatturati delle aziende hanno avuto purtroppo una drastica contrazione e il dopo coronavirus sembra essere veramente duro. Ricordiamo che i pubblici esercizi sono quelli che oggi riescono anche a fare la differenza nella promozione e commercializzazione anche dei prodotti tipici del territorio. Picciotto, ma noi non stiamo correndo il rischio che magari i ristoratori rinuncino a lavorare con prodotti di alta qualità del vostro territorio per declinare, per andare verso l'utilizzo di prodotti, di materie prime estere che hanno dei costi notevolmente più bassi per cercare di ottimizzare? Ovviamente la globalizzazione, ovviamente, allora intanto complimenti per la lucida analisi che dà veramente il quadro di una situazione che è difficile tramutare da situazione critica in situazione positiva. Ovviamente dobbiamo farlo e ci dobbiamo provare tutti anche con un cambio di passo mentale che è quello di riconoscere quello che dice Papa Francesco, che nessuno si salva da solo. Quindi bisogna organizzarsi immediatamente con progetti altamente inclusivi e cabine di regia pubblico-private per proprio evitare la marginalità che è necessaria all'interno ovviamente sia dei pubblici esercizi della ristorazione, ma perché no anche di altre forme, diciamo, di commercio. Porti l'imprenditore a dire vabbè, compro cose magari meno aderenti al genius loci o comunque prodotti che mi costano meno e alla fine insomma cerco di guadagnare qualche cosa e andare avanti. Questo non è più indubbiamente non è una strada che si può perseguire, mentre invece bisogna, ripeto, fare rete e però queste reti ottimizzate. Quindi c'è bisogno, il vero sostegno che bisogna chiedere, insomma, come FIPE Messina e come Confcommercio Messina abbiamo presentato anche qualche idea a livello nazionale. Recentemente abbiamo avuto un incontro con il Ministro per il Sud proprio in questa direzione, la direzione di costruire progetti di filiera efficaci, soprattutto per mantenere la difesa della biodiversità. Ho un problema di audio, Presidente. Prego. Cambiare quella. Scusi? Adesso la sento. Prego, continui. Il prodotto che viene da fuori crea il rischio di cambiare quella che è l'offerta, oltre che portarla più, diciamo, verso una qualità scadente. Comunque crea un qualcosa di differente, mentre invece è perfettamente l'opposta la direzione verso cui si deve andare. Si deve andare verso attività che siano vicine al genus loci. Ogni territorio ha un significato e questo territorio lo declinano innanzitutto i ristoratori, ma ovviamente tutto il gruppo dei pubblici esercizi che deve riuscire ad avere, ripeto, una visione collettiva e un cambio di passo importante. Grazie. Ecco, io le chiedo però in che modo come Confcommercio siete riusciti ad essere vicino alle imprese per essere supportate in questo periodo che, ricordiamo ai nostri ascoltatori, è un periodo senza precedenti nella storia della nostra Repubblica, ma soprattutto mi interessa capire come le avete aiutate a districarsi con la burocrazia e l'interpretazione dei vari decreti
emanati tanto dal governo centrale che quanto anche dalle istituzioni locali. Porto un esempio su tutto, Presidente. Il deor, il famoso deor per i ristoranti e i pubblici esercizi. Insomma, è un qualcosa anche difficile interpretazione, anche perché in tanti si sono scontrati con una realtà che era molto più difficile di quella raccontata, narrata anche dai mass media. In questo senso, fortunatamente, diciamo proprio su Messina e provincia, ma noi abbiamo, diciamo, dal punto di vista proprio del settore ristorazione, quindi della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, abbiamo un grande presidente che è Lino Stoppani, un grandissimo direttore che è Roberto Caluggi. Queste due figure ovviamente non hanno fatto mancare assistenza e informazione a tutte le Confcommercio locali. Mi credo una cabina di regia efficientissima che ha confermato che c'è necessità appunto di un ragionamento che dall'alto poi vada verso il basso in maniera concreta. Chiaramente poi c'era una declinazione locale che veniva dal fatto che alcune regioni come la Sicilia hanno cambiato colore ben 15 volte. Questo ha portato tanta gente a stancarsi, tanta gente a scegliere di rimanere comunque chiusi, ma tanta gente invece a riferirsi a noi proprio per avere le informazioni da un lato, con delle mail, con delle chat, con un numero verde che era anche collegato, diciamo, alla stanchezza, quindi un numero a cui rispondevano degli psicologi che ti davano, tentavano ovviamente di comunque di ascoltare, perché il vero ruolo, secondo me, in questo caso e in questo periodo è stato quello di mantenere forte l'ascolto, perché sono tutte problematiche diverse che vanno affrontate purtroppo, e in questo devo dire grande ringraziamento anche allo staff locale della Confcommercio, ai dipendenti che hanno superato l'orario di lavoro, si mantenevano accesi in smart working da casa, le mail, insomma si è cercato di dare un'assistenza operativa continua, e fortunatamente, come le stavo anticipando, noi abbiamo cominciato in questa logica di cabina di regia comune con il nostro sindaco Cateno De Luca già da qualche anno, quindi è stato più veloce come dire arrivare appunto a dire ok, i deor diamoli immediatamente. Noi addirittura anticipatamente fino al 31/12 del 2021 sapevamo che era possibile organizzare in esterno, ma veramente qua è stata concessa, e fortunatamente il clima è stato anche, diciamo, vicino alla città di Messina e alla sua provincia. Diciamo che il clima qua, fortunatamente, godiamo di un clima tutto l'anno, di un buon clima, quindi in qualche modo ci si è salvati. Cosa diversa invece il ragionamento che faceva lei all'inizio: c'è la paura assolutamente, e c'è uno scarso utilizzo di internet nella nostra provincia, quindi in questo senso l'asporto o il digitale, siamo nelle fasi iniziali, ci si sta cominciando a muovere. Ma comunque, per quando è stato possibile, che non c'erano i lockdown totali, in qualche maniera con l'asporto ci si è difesi. Ecco, ricordiamoci che però l'asporto, dai dati che noi abbiamo in redazione, è un qualcosa che può funzionare per una determinata tipologia di ristorazione, ma non per una ristorazione, diciamo, di eccellenza, di qualità, perché ovviamente è difficile, ecco, è più facile che la persona, il consumatore, ordini una pizza piuttosto che un panino da mangiare a casa con il delivery, piuttosto che una cena raffinata. Infatti in tanti ristoratori si sono attrezzati, abbiamo avuto piacere di ospitare anche grandi chef nella nostra trasmissione, si sono attrezzati con delle magic box, praticamente, con le quali venivano inviati gli ingredienti e anche la ricetta da seguire, magari narrata, raccontata anche da loro. Però vorrei un attimo fare una provocazione, mi deve consentire questo, Picciotto, perché parlava del ruolo di Confcommercio, però in questo periodo torna prepotentemente una corrente di pensiero tra molti operatori economici sul ruolo delle associazioni di categoria, ma soprattutto si chiedono se siano ancora oggi utili ed attuali. Mettendo da parte il momento emergenziale, io le chiedo come sta operando la Confcommercio di Messina e se con il suo operato, lei già ci ha anticipato qualcosa, può smontare questa tesi che ritiene che le associazioni di categoria di rappresentanza siano ormai obsolete. La ringrazio veramente per la domanda, perché è una domanda che sta al centro di alcuni ragionamenti che sono poi alla fine il ripensamento dei territori.
I corpi intermedi hanno all'interno della nostra, insomma, della carta costituzionale un ruolo ben preciso, che è quello di costruire classe dirigente, persone che sanno andare oltre l'oggi e possibilmente anche il domani. Meglio pensare al dopodomani, perché in questo momento bisogna riuscire a fare questo. Nel frattempo questa classe dirigente deve avere anche i progetti per l'oggi e per prendere il giusto del passato. Questo avviene all'interno, in una società che oggi è solamente collegata alla laicrazia, nel senso faccio il like, sono bravo, non è così. L'economia reale ha una serie di passaggi e di meccanismi che sono fondamentali e che vengono declinati, pensati, controllati, seguiti e possibilmente trasformati in modalità operative di anticipazione delle tendenze proprio all'interno, o meglio, noi stiamo facendo questo lavoro. Quando io sono diventato presidente 7 anni fa, non mi sono circondato, è stata, come dire, la naturale evoluzione di un gruppo di persone, di un gruppo di commercianti, di un gruppo di imprenditori che capivano che la città non era più allineata con quello che era il progresso globale. Quindi, per difendere quanto di buono c'era a livello locale, si è deciso di rinnovare la Confcommercio. Là è scattato un meccanismo importante, un meccanismo che ha fatto diventare gli imprenditori protagonisti del loro, come dire, del loro futuro, e attraverso appunto azioni congiunte, pensieri condivisi, si cerca di dare alle amministrazioni quello che in realtà le amministrazioni dovrebbero ascoltare di più, e soprattutto la politica dovrebbe ascoltare di più i corpi intermedi. Se vogliamo veramente fare un'analisi lucida di questo periodo, siamo stati ascoltati poco, perché fare soffrire le categorie imprenditoriali senza ristori adeguati ha portato ovviamente a una serie di chiusure che le pagheremo dopo. Perché un paese che rinuncia ai pubblici esercizi che sono in ogni angolo delle strade e invece non chiede una trasformazione in cabina in piattaforma proprio della socialità, e mi riallaccio al ragionamento che faceva lei sulle art box degli chef, cioè ci sono due tipi in effetti di offerta. Un'offerta che è quella appunto che soddisfa, quindi lo street food soddisfa, e quella è stata più aderente, è stata più vicina, è stata più possibile utilizzarla, come lei giustamente diceva in quell'osservazione perfetta, è stato meglio per chi vendeva pizzeria, snack eccetera, perché comunque tu porti qualcosa da mangiare. Altra cosa invece è quello che cerchi all'interno della ristorazione, che cerchi dallo chef, che cerchi dal personale qualificato e dall'artigianato artistico. E questo è quello che noi dobbiamo salvaguardare, è proprio questo. E questo non lo puoi fare se non costruisci linee di pensiero nuove, piattaforme di programma proprio operativo nuovo, e chi li deve declinare. Cioè tutto questo mondo deve essere declinato all'interno della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e questo è quindi Confcommercio, è questo la vera scommessa per mantenere una grande lotta all'Italian Sounding e per mantenere vivo, ma non è una questione veramente di, cioè, mantenere viva l'italianità, fare battere il cuore italiano, far mantenere in alto l'Italia nel mondo, e il cuore italiano, mi creda, batte all'interno dei pubblici esercizi. Il compito di chi è un dirigente all'interno di Confcommercio è questo: mettere tutti in rete, continuare a mettere tutti in rete, studiare quali possono essere le formule operative, costruire cabine di regia con il pubblico. Ecco perché non ha senso andare in piazza e dire smonto tutto. Io capisco che la rabbia, capisco che le difficoltà hanno portato anche alcuni ristoratori, alcuni imprenditori a dire vabbè, ma allora guardi, è successo anche qua, nonostante io sia una persona abbastanza, diciamo, disponibile e spesso in giro per la nostra città. Ma non fate niente, perché ovviamente in quel momento si percepivano semplicemente i cambi, ovviamente, cioè oggi eri giallo, domani eri rosso, insomma alla fine eri sempre chiuso. Quindi questo aspetto io lo capisco, però è un aspetto che noi facciamo programmi e progetti, non dobbiamo fare semplicemente la difesa dell'oggi, che comunque io credo che abbiamo fatto,
proprio anticipandole e costruendo cabine di regia con le amministrazioni locali che potessero portare quantomeno una difesa minima. Avremmo potuto fare di più sicuramente, ma neanche noi sapevamo che sarebbe arrivato il Covid, quindi avremmo potuto fare di più, penso che abbiamo fatto tanto e che abbiamo imparato che non ci dobbiamo perdere, dobbiamo stare uniti e dobbiamo costruire assolutamente un futuro condiviso. Un altro aspetto molto importante è che Confcommercio, ricordiamo, è la principale organizzazione rappresentativa non soltanto del commercio, ma vi occupate anche in maniera molto forte del settore turismo. Sappiamo essere un altro settore estremamente trainante, rappresenta il 13% del PIL nazionale, quindi veramente un qualcosa di importante e rilevante per l'intera economia del nostro paese. La Sicilia negli ultimi anni stava dimostrando anche un grande dinamismo in questo settore. Ci sono le condizioni per riprendersi velocemente dai postumi della crisi legata alla pandemia Covid-19? E soprattutto le chiedo anche che ruolo potrà avere il turismo per lo sviluppo occupazionale della provincia di Messina. Sappiamo che a breve ci sarà la fine del blocco dei licenziamenti, si teme un'ondata di disoccupati. Ecco, in una regione bella, ricca di storia, di arte, di cultura, di bellezze paesaggistiche e naturali, quale la Sicilia, secondo lei che ruolo potrà avere il turismo anche per garantire occupazione ed evitare che la gente vada via da un posto splendido? Stavo pensando che una domanda un po' meno complicata me la poteva fare, perché ha veramente messo il dito nella piaga. Siamo veramente a un bivio importante. Però le posso rispondere, io guardo sempre gli aspetti positivi, è un ristoratore, guarda sempre, comincia oggi a pensare cosa deve cucinare domani, quindi è una forma mentis ovviamente. Sono convinto che la Sicilia ce la farà, sa perché? Perché dentro ogni siciliano che resta in Sicilia non c'è la voglia di guadagnare grandi soldi, non c'è la possibilità di fare carriera e successo, non è questo che cerca, vuole in qualche modo restare vicino alla sua terra e ha un sogno da sviluppare, e questo sogno a Messina si chiama turismo. Il 70% delle strutture turistiche sono in provincia di Messina, i posti più belli sono nella nostra provincia sicuramente, poi c'è un grande lavoro da fare, metterli a sistema. Messina è la città d'Italia, Messina e provincia, ovviamente la nostra provincia, con più verde, ovviamente verde non goduto, ma c'è. Quindi in un momento di transizione ecologica, in un momento di transizione digitale, se si riesce veramente a mettere finalmente a sistema il mondo dell'enogastronomia e tutto quello che significa dal punto di vista sia della biodiversità che della storia, che veramente della balneazione, quindi il paesaggio meraviglioso, perché siamo la città credo con più coste, noi ce la possiamo fare. E guardi, un piccolo imprenditore non licenzia la gente per motivi di soldi, ovviamente se non la può mantenere finirà così, e qua dobbiamo lavorare tutti e fare quella famosa cabina di regia per mantenere il personale all'interno delle aziende anche a livello locale. Ma la licenza se veramente non ce la fa più, perché poi alla fine se lei guarda le realtà siciliane sono tutte piccole e medie e l'imprenditore costruisce una sorta di azienda a famiglia, quindi io sotto questo aspetto sono molto fiducioso. Certamente ci sarà un momento di transizione, ci saranno dei licenziamenti, ma noi come Confcommercio saremo pronti, già allertato alcune misure all'interno dell'ente bilaterale per aiutare gli imprenditori che tenteranno di mantenere, cercheremo di farci trovare pronti, anche con misure appunto straordinarie che stiamo mettendo in campo. Io ho avuto una riunione ieri con i sindacati molto, molto diciamo importante, possiamo definirla complicata, ma alla fine credo che abbiamo quadrato comunque l'idea che non dobbiamo lasciare da solo nessuno. Ecco, secondo lei, perché diciamo lei rappresenta ovviamente gli interessi delle imprese in questa importante città di mare, come diceva anche prima, che è Messina, ha anticipato che c'è un tavolo, vi state confrontando ovviamente con i vari stakeholder istituzionali per cercare di accompagnare le imprese.
Ma oggi, ecco, un giovane che volesse intraprendere un'attività imprenditoriale a Messina, nell'area che lei ovviamente segue con grande attenzione, in quale contesto si troverà ad operare e se secondo lei arriveranno a breve delle forme di incentivi particolari proprio per far sì che si crei anche nuova impresa? Ah, indubbiamente per il Sud, insomma, c'è tanta carne al fuoco, quindi ritengo che l'amministrazione comunale e regionale non devono perdere occasioni. Noi stessi abbiamo segnalato alcuni provvedimenti economici che sono stati poi messi in campo dal sindaco De Luca e ovviamente provvedimenti locali. Vedo un attimino più ferma la regione, nel senso non credo che penso che si potrebbe cambiare passo all'interno dell'amministrazione regionale e essere più vicini alle imprese, soprattutto del messinese. Mentre invece ritengo che appunto la nostra organizzazione nazionale, attraverso un'interlocuzione continua anche con il presidente Draghi, ritengo che riuscirà a darci nuova linfa, e ogni giorno arrivano misure, soprattutto per le donne, appunto per i giovani. Anche in Vitalia diciamo ha sviluppato misure che possono essere. E ha un problema. Una grandissima dobbiamo stare vicini ai giovani e deve restare una grande interlocuzione, perché non bisogna sbagliare il settore. Io parto dal presupposto che comunque se si aprono nuove aziende, anche se qualcuna va male, comunque il territorio resta vivo, gode, e anche quell'azienda che dovesse poi alla fine andare male in qualche modo è servita a mantenere il contesto socio-economico in equilibrio. Quindi non vedo diciamo i fallimenti tra virgolette o le storie finite negativamente come qualcosa che è solo negativo. Quindi sono per l'apertura di nuove aziende, ma sono convinto che è un territorio, veramente invito chi ci sta ascoltando a venire in Confcommercio, e io agli aspiranti imprenditori ho proprio fatto una categoria, dedico pomeriggi interi perché mi voglio confrontare, e veramente c'è la mia disponibilità personale, ovviamente anche quella di tutta la giunta, sono tutti imprenditori di successo. Io dico sempre che le squadre che organizzo io sono sempre il più scarso, quindi sono persone molto più brave dal punto di vista imprenditoriale, forti in città, possono dare consigli, aperture, e poi insomma noi facciamo una sorta di circolare della giunta che arriva anche alle imprese e a chi si iscrive in questa categoria, che sono aspiranti imprenditori, pensi che costa 5 euro la quota, quindi è veramente, come dire, simbolica. E, diamo un contesto e monitoriamo le opportunità, e ripeto, con tutte queste cose che ci sono, penso al waterfront, penso alla biodiversità, penso appunto al fatto che piano piano, anche d'intesa con i colleghi di Reggio Calabria, dobbiamo riuscire a trasformare lo stretto di Messina in un lago, e penso ovviamente al risanamento che De Luca, il nostro sindaco, è riuscito a centrare e che farà levare una cosa che era insomma centennale, cioè le baracche. Ritengo che Messina sia sia, come dire, all'ultimo miglio. Penso che si è creato un contesto, una sinergia fra quello che praticamente è il Covid, che ovviamente porta da un lato molta negatività, ma porta anche molta voglia di ritornare a sognare, di ritornare a vivere e di ritornare ad avere un progetto. E dall'altro lato la fine di un periodo, diciamo, burrascoso che Messina ha avuto con queste baracche che veramente. È una città che è molto positiva e sono imprenditori che possono dare un significato importante alla città, e molti di questi sono iscritti in Confcommercio, quindi in questo senso io la vedo in maniera positiva. Benissimo, allora ringraziamo Carmelo Picciotto, ricordiamo il presidente di Confcommercio Messina. Picciotto, io la ringrazio soprattutto per quello che riesce a trasmettere, la passione verso il territorio, la passione verso il lavoro che fa, e soprattutto per il messaggio di fiducia e di sprono per i tanti che vogliono continuare a fare impresa o iniziare a fare impresa. Bisogna guardare al futuro con una visione positiva
non è più il tempo per piangersi addosso, bisogna rimboccarsi le maniche ed andare veramente avanti verso il successo. Se mi consente un'ultima battuta alla picciotta, come dice qualcuno, in realtà è un fatto egoistico. Più siamo, meno tasse dobbiamo pagare. Quindi se aprono altre figure, sicuramente riusciremo a, come dire, a condividere. No, ma veramente, guardi, l'economia è ormai, è stato dimostrato che è tutta un immenso legame, un'immensa rete. Prima impariamo a farla e secondo me la rete, come dire, il punto importante, il bivio neuronale è il pubblico esercizio, perché lì all'interno da un lato si vendono sogni, dall'altro lato si trasmette forza alla lotta all'Italian Sounding e dall'altro lato ci sono persone meravigliose, io diciamo mi metto da parte, che sanno creare il giusto contesto con il cliente. Entrare in un pubblico esercizio è un senso di vacanza quotidiana, farne a meno secondo me sarebbe veramente cominciare a dare al futuro dell'Italia un futuro che non appartiene all'Italia. I pubblici esercizi si sentono all'interno del futuro dell'Italia e lo vogliono iscrivere ovviamente con queste cabine pubblico-private che noi dobbiamo riuscire a creare. Bene, grazie ancora al Presidente Confcommercio. Grazie a lei. A voi. Grazie ai nostri ascoltatori e arrivederci al prossimo appuntamento.